Ciao Franz, sono scomodissimo. È un sabato pomeriggio di fine novembre, luna al lavoro, quindi sono da solo e volevo sperimentare un giro invernale. Quindi mi avventurerò verso le montagne. Sono talmente imbottito che ho fatto fatica a salire sulla moto. Abbiamo qua davanti una grandissima innovazione tecnologica, infatti ho montato un termostato, ho montato un termometro. Adesso segna 13.1, ma siamo veramente in pianura, quindi non resta che avvicinarci alle montagne per vedere a quanto riusciamo a scendere prima di morire assiderati. Comunque direi che dato che da qui fino a fuori da questa statale noiosissima è tutto rettilineo, ci teletrasportiamo direttamente fuori dalla statale. Move like the move like. Bene fan, siamo usciti dalla statale. Oggi è una giornata veramente pazzesca, limpidissima. Chi non blocca l'assicurazione d'inverno aveva ragione a dire di non bloccarla, perché guardate che giornate si riescono a beccare. Ah, dato che lo facciamo sempre alla fine del video e è poco incisivo, ve lo ricordo all'inizio del video di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, ovvero dovete cliccare la campanellina. Stavo dicendo, dovete attivare la campanellina, così quando pubblichiamo i nuovi video vi arriverà una notifica sul telefono. Comunque mi fa piacere notare che ci sono un sacco di biker nonostante il periodo. La temperatura intanto causa sole è salita a 15.1, quindi fa anche abbastanza caldo. Giovedì sono andato a comprarmi l'ultimo equipaggiamento invernale che mi mancava, ovvero gli scarponcini. Ho preso dei TXC, fino adesso sono veramente ottimi. Non sento minimamente freddo, non sento neanche minimamente l'aria ai piedi. E Luna mi diceva, ma non puoi mettere le scarpe che già hai? Alpine Stratraforate modello estate. No Luna, non posso mettere quelle, mi si staccano le dita dei piedi. E non posso neanche mettere i sidi da pista perché ti si staccano le unghie, cioè è troppo freddo. Ma fai? Tra l'altro nella giornata odierna e di domani a Madesimo c'è lo Spluga Treffen. Chi di voi avesse fatto qualche raduno invernale famoso tipo Agnello Treffen, Elefant Treffen, ce lo scriva nei commenti, ci dica come si è trovato, quanto freddo ha patito, se le mutande ce le aveva di lana oppure di cotone, insomma tutte informazioni che potrebbero tornarci utili. Guardate che roba, cioè queste giornate qua ti cambia l'umore. Praticamente ha fatto tutto novembre con tantissima pioggia, infatti ci sono state un sacco di alluvioni in Piemonte, in Liguria, anche in alcune zone della Lombardia. Ha nevicato veramente tanto in montagna per essere il mese di novembre, infatti tantissimi impianti stanno aprendo proprio in questi giorni e di conseguenza dopo così tanta acqua, così tanta neve, così tanto cielo grigio e triste, finalmente vedere l'azzurro, tirar fuori la moto dal garage, prendere un po' d'aria, forse eccessivamente fresca, ma meglio di niente, ti stampa veramente il sorriso in faccia. Siamo arrivati finalmente sulla discesa dove si vede il lago. Oh, qua si vede bene il lago, fantastico come sempre, Lago d'Orta. Intanto la temperatura sta scendendo insieme al sole che sta un po' tramontando, anche se sono le 3 del pomeriggio. Qui siamo passati ad avere 12.8 gradi e vedo già un po' di foschietta sul lago che mi lascia mal pensare a livello di nebbia per stasera. Adesso ancora poche curve e ci sarà la rotonda che porta verso il Mottarone. Ecco la rotonda, adesso noi gireremo verso destra. Ci sono già le luminarie con scritto Merry Christmas, ma noi non ci vogliamo arrendere all'inverno. Dite no all'inverno anche voi. Eccoci che stiamo facendo la strettoia che porta alla salita del Mottarone. Alla base ci sono 13.4 gradi, vedremo in cima quanti ce ne saranno. Vista sul lago ad orario tramonto, spettacolo. Fin qui le condizioni dell'asfalto sono ancora ottime, asfalto asciutto. Siamo passati a 10 gradi, ma si sta ancora abbastanza bene. Devo essere sincero, è quasi meglio che l'estate. Guardate, aspettate che mi fermo un secondo qua a farvi vedere come si vede giù.
Guardate quanto è limpido oggi e come si vede bene di sotto. Questo qui davanti a voi è il Lago Maggiore, quello là è il Lago di Varese, e poi il Lago Maggiore si vede dove diventa Ticino, là in fondo, pazzesco. Dall'altro lato si vedrà sicuramente il Lago d'Orta e il Lago di Mergozzo. La neve, peccato, si è sciolta quasi tutta. Quando sono salito 2 settimane fa con l'una, con la Y, abbiamo rischiato di rimanere bloccati. I gradi intanto sono diventati 8. Eccola qua la neve. Vediamo di fare il giro dietro, dove 2 settimane fa c'era un sacco di neve, un sacco di ghiaccio. Adesso ci sono 7.5 gradi e sono 3:30 del pomeriggio. Madò, che spettacolo di paesaggio. I gradi sono diventati 6.9. Inizio a patire il freddo alle mani. E siamo praticamente sulla vetta. Ho riconosciuto la videocamera, te sei Eros. Sì. Ti seguo su Instagram. Ciao. Ciao, piacere. Piacere. Iniziamo la discesa. Intanto la temperatura è scesa a 5 gradi. Adesso raggiungo il tornante dove c'è un'ottima visuale sia sul Lago Maggiore che sul Lago d'Orta e proverò a far volare il Mavic da lì. Quello è il punto prescelto, adesso tiriamo fuori il Mavic e voliamo. Let's talk about round when it's past to reach a glass to know you don't gotta fight alone. Bene fans, abbiamo fatto volare il drone da lì, adesso ci sono 4.3 gradi, sta tramontando il sole, cioè praticamente tra tipo mezz'ora sarà buio pesto e farò i tornanti fin prima che diventi proprio buio totale e andiamo. Comunque che giornata spettacolare.
nel mentre la temperatura è scesa a 3.9, fa veramente tanto freddo. Ecco, giù qui ai piedi del motorone ci sono 8.9 gradi. Siamo usciti dal paese del Mottarone, stiamo entrando a Miasino, che è il paese, primo paese che si trova sul lago d'Orta scendendo dal Mottarone. Ormai il sole praticamente se n'è andato del tutto ed è ancora relativamente presto perché sono 4:15. Siamo arrivati sul lago d'Orta. Anche il lungo lago d'Orta è finito. Colpa dei pantaloni super aderenti, ho appena sdraiato la moto, fortunatamente non si è fatta niente. Bene, dopo questa clamorosa figura di tutto perché volevo fermare a staccare la Insta 360 da dietro. Non so neanche come ho fatto a non toccarci più e a cadere in quella maniera da scemo. Siamo infine arrivati sulla statale, questa fantastica striscia d'asfalto noiosissima che ci accompagnerà praticamente fino a casa. Il teletrasporto ci ha portati vicino a casa, sono veramente infreddolito, ci sono 6.6 gradi, diciamo che il problema principale non è neanche tanto la temperatura che bene o male se ti copri bene non si sente, è quanto l'umidità che è veramente alta in questo momento e tende a inumidirti tutti i vestiti e ti fa sentire di più il freddo, anche se è abbigliamento tecnico comunque dopo un po' il freddo ti entra dentro. Siamo arrivati in garage. Dal giro di oggi ho capito che questi pantaloni sono molto pericolosi quando ti fermi, perché tirando sul cavallo rischi sempre di cadere perché non ci tocchi bene, ti tirano e non riesci a mettere giù bene il piede, motivo per cui mi è caduta la moto da fermo. L'altra cosa che ho capito è che non bisogna mai bloccare l'assicurazione, perché ci sono delle giornate come questa che poi ti fanno rimpiangere il fatto di averla bloccata, quindi assicurazione sbloccata tutto l'anno e si può andare in moto anche d'inverno. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e anche se non c'era luna, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans! Ciao fans, sono le... Che ore sono? Sono le 16.22. Sono le 16.22, sta già facendo buio, siamo in cima al Mottarone, ci sono 4 gradi, fa un freddo della Madonna, infatti io ho le mani fucsia, abbiamo appena fatto volare il Mavic. Detto questo, giornata spettacolare, non bloccate l'assicurazione in inverno perché anche se è ancora autunno, mi sa che in inverno è un po' più infattibile, ma ci sono ancora della giornata della Madonna e niente, vuoi dire qualcosa? Ma no. Di ciao fans però. Ciao fans. Ciao fans.